come potete vedere, siamo in un horror incredibile, vero? Non ci serve, abbiamo già tutto sistemato, vero? E beh, io direi che iniziamo. Abbiamo già fatto un po' di robe. Aspetta, no. Non iniziamo, torniamo indietro. Non ci provare. Devo tornare un attimo indietro, come non lo so. Devo togliere la musica. Perché non vorrei che ci avesse il copyright sopra. Aspettate un momento. Aspettate. Se si potesse. Che sono entrata nell'opzione apposta, ma mi sono dimenticata. Vai. Ok, sì. Ok. Guarda, impostazioni. Audio. Ehi! Alternativa, sì. Ciao! Ciao! Buonasera! Come puoi vedere siamo in un nuovo gioco. Perché a noi ci piace iniziare cose. Sì, infatti. Sperando che adesso si senta. Tutto ok. Oggi sono a riposo. Speriamo che si senta, perché abbiamo scoperto che questo microfono non è un certo modo. Ma la canzone non è finita. No, grazie, ok. Ok, perfetto. Ted Raimi. È uno dei tre personaggi. Ovviamente maestro, perché lo seguo su Twitch, ragazzi. Seguo uno dei è Dylan. Come seguo l'attore che ha fatto l'unica cosa che non abbiamo cambiato sono stati i vestiti. Volevo fare i vestiti anni 80. Mettili prima che appaiono. Non so se si possono mettere. Adesso vediamo. Visuale no. Accessibilità no. Controllo. Accessibilità. Che è lei? Ha ricevuto invito. Ah, ma tanto non ce l'ho, quindi va tranquillo. Ma che è che mi vuole? Ma che volete? Impostazione d'altonismo no. No, di morte. Ancora non mi è capitato per niente per poco. Tutorial visuale no, controller nada, torna indietro, fai sul quadrato e torno proprio indietro. Aspettate, ricominciamo. Ricominciamo, torniamo al menu principale e mettiamo i vestiti anni 80, ragazzi, così se divertiamo di più. Sono tremendi, perché vi dico, sono tremendi, perché sono anni 80, ovviamente sono proprio tremendi. Allora sono che ne so, c'è il segreto? No. Schermo no. Ah, eccoli là. È sotto. Yeah. Andiamo. Vai. Perfetto. Was me for loving you. Posso fare continuo secondo te? Cattivo. No. Oh sì, penso di sì. Non credo. Quello che vedete è il mio file. Vediamo. No, non credo che possa farlo con i vestiti, però provo. Come al solito. Arrivano sempre le bestie a quell'ora. No! Aspetta, me sono perse le bestie! Come al solito. Mannaggia! Le bestie, Romeo! Vuoi mordere? Vuoi mordere? Che fai mordere? Ah, siamo stati al mercatino e abbiamo comprato Tekken 4. Parapapa! Non lo potete vedere. Però sì, abbiamo comprato Tekken 4. Siamo le impostazioni. Pipo. Magari da qua si possono mettere le impostazioni. No, non credo. Aio! Lo scopriamo. Non mi far male. Lo scopriamo. Gna! Gna! Stai buono tu. Stai buono. Stai buono, stai buono. No, c'è vestito uguale, diverso, vedi? Cappellino. Ah sì? Sì, sei sicuro? Siamo qua comunque, era in... Schermo. Schermo, non era in accessibilità? No, infatti qua no. Era schermo, però che non lo puoi mettere, sì. Però stai con quelli diversi. Horror anni 80. Vai! Vai! Non ci facciamo mancare niente. Niente, mettiamo anche l'horror anni 80. Divertito. Eh beh, almeno quello.
Scusate, adesso vi rivedete un po' la sigla, 2 minuti perché... Bravo Cocco, bravo Cocco. Cocco sei bello, sì. Non so se lo conosci questo gioco, noi l'abbiamo comprato tardi perché l'avevamo... Diciamo che le avevamo messo in conto di comprarlo comunque. I feel it in my weary bones. Ted Raimi, il maestro. Sì, hai ragione, scusate, non abbiamo spento la luce. Oh, adesso non si vedo Romeo, ma... No, io sì. Una bellissima proveniente di Ravenna. Chiama giustizia, raga. Jesse Smith dovrebbe essere, non so che è la cosa. A parole tue. Lui. Va. Lui. Non so che è Jason. Ah, ok. Jacob, non Jason. Jacob, sì. Jason. Sì, ciao. E il Power Ranger. No, è... È 13, venerdì 13. Ah, Stabilisco dovrebbe essere quella che si vedrà tra poco. Attenzione alle macchine. Sì, comunque sì, è vestito anni 80 perché lui c'ha il giacchetto orribile. Più orribile dell'universo. Perché hai spento? Lo sai perché? No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. Ma no, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi... Persi. Questo lo dici tu. Si sente l'ego, lo so, purtroppo non ci sento niente. Oh, occhio! Su. Sì, tesoro, bene. Non meno il caso, aspettate. Aspettate, forse... Audio. Prova l'audio loro, sì. Abbasso musica. Vabbè, ecco, un po' di effetti sonori. E anche abbasso i dialoghi. Un po' meno perché sennò si sentono poco. Così. Beh, prova. Ditemi adesso se si sente l'ego, Sì. Grazie. Le strade qui peggiorano un sacco. Farà parte dell'esperienza rustica del campo estivo. Ah, già, ecco dove andiamo. Me lo sono dimenticata 300 km fa. Solo 300, Già. Ma le casse sono lontane. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. E non proprio. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. Ragazzi, Max è vestito da... Voilà. Candy Barbie. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende? Ecco. Ti pareva? C'è dei mezzo alle montagne. Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Dai. Non c'erano cartelli. No. Dai, non lo sapevi? No. Ehi, allora, guarda la strada! Abbiamo fatto un bando giro. Raga, che... All'improvviso piove. No, è fango. No, piove proprio. Adesso piove, prima è fango. Toh, pioggia. Ah, stai bene? Ah,
Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Allora, rimasto. Se fosse una persona. Allora fai sul serio? No, possibile. Abbiamo investito qualcuno? No. Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai. Mi passi la cucina? Non lo so. No. Ti tengo d'occhio, sa? Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Rip macchina. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, ok. Quanto lontani dai microfoni quando doppiavano? No, perché lui stava di fuori, sì, no? Lo so. Quindi non si sente bene. Sì, ma neanche lei era vicina. Quando lei stava di fuori, cioè quando lui stava di fuori sentiva lui, non si sentiva lei che stava dentro, normale. Fughiamo. Ho visto, dai. Max Brille. Rejected. Max. Dall'università. Perché non me l'hai detto? Secondo te? Chi? L'università ha detto no. L'università ha detto no. Comunque, grazie mille. Prego. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Ecco qua. Perfetto, grazie. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco. No, anche se no facciamo di nuovo The Sims da fine. Poi, esatto. Beh, ovunque, meglio di qui. Ci spieghiamo questo. Sì, qua, all'improvviso è diventato Project Zero sto gioco. E compaiono fantasmi. Dove vai? Guardo di qua. Ehi. Non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Oddio, Max, vieni qua! Non era proprio quello, che ma c'è? Ok. Ho paura che ci sia qualcuno là. Sei seria? Sì, forse non sta bene, non so. Più o meno. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, più o meno, ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. No. Voglio solo controllare. Ok. Va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai attento. Sì, certo. Non è la nonna in carriola, ma quasi. Ok. Tu pensa alla macchina. Gira da destra con la sinistra e prendere la carta. Prendiamo il primo tarocco. Forse. Sì. Eccolo. Romeo che fa il matto dal di là. Primo tarocco preso. Prendi la scarpa. Locandino di Aaron Scarum. Dopo vi faremo vedere, ovvio. Tipo adesso. Ok. Questa locandina. Questa è la locandina di uno spettacolo itinerante. Sembra che sia qui da un bel pezzo. Dimenticata nel bosco. Sono segni di bruciature quelli agli angoli. Vai a sinistra. Che ci sta la. Sì, vado a sinistra di qua. Che c'è la cosa che è mancata nel tuo file. E poi vado a destra che tu hai lisciato. No, quella l'hai presa. Non Questa. Bellissima proprio. Apri tutto, Laura. Ma che cacchio. Baule da illusionista.
Un baule pieno di strani oggetti, forse è di un illusionista. I resti dello spettacolo. I resti di uno spettacolo itinerante passato da queste parti. Scusate, non si legge molto bene. Guardati alle spalle. Che mi preoccupa. Ragazzi, qui non corrono molto, cammineranno molto lentamente. Andiamo di qua. Ecco qua. Ma che diavolo? Silas, il bimbo cane. Silas, il bimbo cane. Amore, Silas, il bimbo cane. Cavolo. Già. La cosa bella è che potrete sentire Romeo. Che roba assurda. Per arrivare allora. Allora, indizi. Gabbia vuota, gabbia rotta. Questa gabbia fatiscente è stata inghiottita dal bosco. Sembra che un animale l'abbia usata come tale. Proprio un animale, guarda. Oh, animalissimo. Eh già. Andiamo. Eccola. Abbiamo detto che è Project Zero. Ci compaiono le cose alle spalle. Oh. E Sam è lontano. Posso Silas? Io amore, Dove sei? Successo, dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo. Si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok, siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali, è normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per sì, favore. Sì, andiamo. Ok. Stai bene? Mazza, meno. Stavo meglio prima. Sì, ecco qua. Senti come gira. Max, sbrigati! Ci siamo, ce ne andiamo. Oddio, ma non è possibile, cazzo! Max! Ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max! Ora se fai così non mi aiuti. Ma non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... Ok, basta! Cazzo, scusa, tesoro. Scusami. Respira. Va bene, non fa niente. Scusa. Respira. La tizia di Cesare. È tutto ok. Guarda. Qui siamo al sicuro, non succederà niente. Ed era io. Cristo santo! Cazzo! Porca miseria, mi si è fermato il cuore. Ed era io. Su, abbassi. Salve, agente. Bella serata, vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene, siamo solo scossi. Dovete sapere che se prendevate la botta vi diceva lei ha preso una cragnata. Sì, ho dato una capocciata nel bosco, perché se può... Insomma, mi dite cosa è successo? Abbiamo investito, forse? Sì, non è sta, ovviamente. Beh, ecco, qualcosa è spuntato fuori davanti alla macchina e abbiamo sterzato per schivarlo, così... Siamo finiti qui. È spuntato... Qualcosa.
Mi spiace, era veramente buio ed è successo tutto così in fretta. E poi è andato via. Avete investito qualcuno? No, oddio, no, certo che no. Cioè, beh, non penso. Non lo so. Scusi. No, è lì. No. La tenga accesa. Scusi. Non può fare nessuna delle due cose. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita. Sta lei venendo una ragazzi, criminale. Il nostro Duma ha detto no. Prendiamo la parte di lei, magari iniziamo con la di loro. Praticamente abbiamo il microfono attaccato su una delle due spine e la memoria esterna sull'altra. E il problema è che la memoria esterna c'è dentro il gioco, quindi non posso staccare la memoria esterna, ma non posso staccare neanche il microfono. È molto divertente. Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? E stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Tu. No. Non arriverete ad Hackett's Quarry. Non stanotte. Non stasera. Te prego. L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte, ok? Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Aiuto. Ok, va bene, sì. Ok, andremo al motel. Ricevuto. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi, del tutto. Signora, esca dal veicolo. Come, scusi? Voglio solo mostrarle come arrivare al motel sulla mappa, ok? E poi signora, ci avrà quanto, 22 anni. Certo. Ehi, resta nell'auto. Oh, sta calmo, eh. Tutto poliziotto. Ok, tranquillo. Ok. Figami, eh. Non fare l'antipatico. Ok. Allora, noi... siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh... sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Ancora bene. Niente, mi ha dato il fondo. Dico che si scrive. È presto. Harbinger Motel. Niente deviazioni. Niente deviazioni. Guarda, ci credi. Ehi, e se ci fosse ancora qualcuno là? Darò un'occhiata. Buonanotte. Buonanotte. Cavolo. Perché diavolo se ne sta fermo lì? Che usciamo proprio da... il tizio era un ammasso di energie negative e sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero? Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. È stato un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma.
Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Come hai fatto? L'ha fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Sì. Se la metti così, no? Rimettiamoci in viaggio. Sono d'accordo. Io avrei detto sì. Signora. Io avrei detto sì. Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Mm-hmm. Cosa? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. Era meglio andare al motel. Fidatevi, era meglio andare al motel. L'Harbinger Hotel era meglio. Anche Scurry Summer Camp. 25 giugno. Non è possibile, qui non c'è nessuno. Dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Se hai parlato con il signor Hackett, hai solo lasciato un messaggio. E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Poi, c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torno in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. Ciao. Max, aveva ragione. Allora, qui ovviamente è chiuso. Sì, bussa. C'è qualcuno? Sfonda la porta, che ne so. Sì. No. Che hai fatto la mano, Laura? Che palle. Almeno non c'è niente. Giù non c'è niente. Lì c'è qualcosa, ovviamente. Sì, c'è stato sempre il solito posto. Qui c'è il motto di Hackett's Quarry. Treehouse, la cabina. E il parco. Mazzate grosso comunque Hackett's Quarry. Mm. Quello che non uccide fortifica. Ah. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Bel motto. Penso che al finito questo dobbiamo staccare perché il telefono non reggerà. Sì, infatti. Qui c'è. Ehi! Ehi, tu stai bene? Torno subito, vado a cercare aiuto. Sì, proprio. Oh. Ti puoi lasciar perdere? Io sarei scappato a tempo zero. Max! No, Max, eh? Vieni qui, dai! No, più che altro... C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. No, non proprio. No, non lo so, porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Io mi sarei... Sono tornata, adesso ti tiriamo fuori. Andiamo all'Harbinger Hotel. Ehi. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... C'è qualcuno. Come apri? Io non vedo nessuno. Come no, guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. C'era qualcuno. Ma adesso non c'è più. C'era davvero qualcuno lì. Ok? Ok, quindi... Chiamo i gremi inglesi. Sicura?
Sì. Ma che spacco tutto buono? Sì, l'ho visto online. Poi vabbè, è un lucchetto, cioè nel senso con le chiavi inglesi si apre un lucchetto. Vero? Una mano? Sì. Hai visto il film La Casa? Hai visto il film La Casa? Io sì e io no, però è uguale. Eila! Eila un bel... Però la sensazione è quella. Esatto. Sei ferito? Sei reale? Ehi, sta attenta. Sei reale? Sì, magari. Dove vai? E la miseria. Io. Che cacchio. Niente. Collare insanguinato. Questo collare insanguinato è troppo grande per un cane. E poi che razza di cane si chiamerebbe Ian? Non conosco cani di nome Ian, ok. Guardate che brutto storia. Oh mio Dio. Che schifo. Max! Guarda che abbiamo trovato Ian. Chiunque fosse Ian, povero Ian. Ciao Ian. La casa delle torture. Forse era un opossum o qualcos'altro. No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, non credi? Sì. Adesso andiamo al motel, torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Forse le immagini. Max! What? Max? Che cacchio era? Max! L'arbitro di era molto meglio, ragazzi. Aio. Max! Miseriaccio. Sanguino. Aiuto. Sanguino, ma un po', eh. Leggermente. No. Mi sto disseguendo. No. Sempre aiuta Marzo. Ora senti il mio che fa male. Aia. Romeo. Come ha andato le unghie? Sì, sangue. No, le unghie. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel, per caso? No. No, c'hai ragione. No, c'hai ragione, però calmo, cioè nel senso, anche meno. Molti orrori iniziano così. E questo ragazzi è yes, proprio. Compulsion to pull you to my sweet lips.
bella inquadratura sulla luna. Era nera perché era una luna nera. Ma quanto grande è sta luna? Succede, è un evento. Alcune volte la luna può essere molto grande. The Query. E comincia proprio così. Fantastico. Siamo con il botto, ragazzi miei. Boom, proprio incredibile. Adesso devo aspettare che c'è la vecchietta. Un corvo. Bella corvo. Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Sei qui in amicizia, non è vero? Dipende. Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto. Emozionante, sì. E spaventoso. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo e tu aiuterai me. Non penso proprio. Il folle, il matto. Ecco la carta che hai trovato. È il matto. Il matto. Mi chiedo chi possa essere. Tutti riconosciamo un matto quando lo vediamo. Innocenza e libertà, o avventatezza e anche imprudenza. Spontaneità. Agire senza riflettere, con conseguenze di cui tener conto. Dritta o rovesciata. Pensa e non ti scottare. Dritto è innocenza e libertà. E rovesciata l'altro. Posso mostrarti di più se lo desideri. Ma certamente. Questo è ciò che potrebbe verificarsi. Un possibile futuro. Un sentiero inesplorato. Guarda, guarda. Sì, sì, guarda, guarda. Mio amore dal manto arancione. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire. Su cui posso far luce. Se me lo permetti. Aiutami ad aiutarti. Ricorda. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Come? No. Posso? No, ancora no. Non ancora. Conviene aspettare che... Ok. Adesso. Ok. Eccoci qua. Con il nuovo protagonista di questo momento. Ne mette spoiler di tutti gli altri. Ok. Perfetto. Dove potete vedere ci trovo un botto di tarocchi. 22. E noi siamo qua. No? Ok. Direi che ci fermiamo qui perché il telecomando tra se no ci lascia. Il joypad è scarico e non possiamo attaccarlo, quindi è niente. È un po' la sfiga di questo microfono. È un po' la sfiga, sì. E niente, quindi grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima.